Quando siamo ripartiti abbiamo costituito la società in fretta e furia e i soci sono per ora e sono rimasti solamente Serafini e Gosi, che rappresentano il presidente e il vicepresidente effettivi della società. Ovviamente ci siamo resi conto subito che da soli era difficile potessero portare avanti il compito gravoso di portare avanti la San Giovannese. E quindi è nata un po' questa idea di affiancare all'attuale consiglio direttivo della San Giovannese un gruppo di tifosi che potesse aiutare il consiglio direttivo e quindi la San Giovannese sia dal punto di vista finanziario sia proprio dal punto di vista operativo. E non è che l'idea è nuova, esiste in tante altre città, mi viene in mente anche ad Arezzo, dove hanno costituito, mi sembra si chiama il comitato Orgoglio Amaranto. È una cosa, penso, un pochino simile, e quello che vogliamo fare noi è costituire questo gruppo di tifosi sangiovannesi, un po' come se fosse un club di ultra, magari con confini diversi da quelli degli ultras, che magari loro pensano a organizzare il tifo e le coreografie. Questo comitato dovrebbe pensare invece all'organizzazione e al finanziamento anche della società. Comitato, scusa, a cui possono partecipare anche le aziende? Comitato Biancazzurro possono partecipare anche le aziende, perché il sistema è quel che abbiamo escogitato, non abbiamo inventato niente, perché è previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, e il sistema per farne parte è quello dell'erogazione liberale. In pratica, per fare parte del Comitato Biancazzurro noi abbiamo stabilito una quota minima di 1.500 euro di erogazione liberale, che poi rappresenta anche la quota massima e detraibile dalle imposte. Praticamente il meccanismo, in due parole, funziona in questa maniera: il 19% di questo importo di 1.500 euro, che facendo i conti viene fuori 285 euro, è possibile detrarlo dalle imposte. In soldoni, se uno per esempio, come è successo ora il 30 giugno, si trova a pagare le imposte, mettiamo avesse da dare un saldo di 1000 euro, da questo saldo può detrarre 285 euro che derivano da questa erogazione. Ovviamente poi ci abbiamo messo intorno tutta una serie anche di benefit, il più importante dei quali è l'abbonamento in poltrona d'onore, perché vorremmo che questo comitato biancazzurro fosse anche un comitato di tifosi che si ritrovano più o meno a seguire la partita nello stesso punto dello stadio, che durante l'intervallo, come veniva fatto qualche anno fa, si ritrovano a prendere un caffè insieme negli spogliatoi, ovviamente commentando e discutendo della partita. E ovviamente non c'è nessuna prolusione, tutti possono partecipare, compresi, come dicevi, delle persone giuridiche, a questo comitato. È evidente che noi puntiamo ad avere in questo comitato un numero abbastanza importante di tifosi, quindi poi si tratterà all'interno del comitato più allargato di scegliere un gruppo più ristretto di persone che potrà dare la disponibilità non solo finanziaria ma anche operativa di poter seguire le sorti della San Giovannese quasi giornalmente, e che possa affiancare appunto ancora più da vicino l'attuale consiglio direttivo della S di San Giovannese. Come sta procedendo il comitato? Senti, ora stiamo praticamente, l'abbiamo presentato, come sapete, una decina di giorni fa alla piscina Las Vegas. Ha avuto subito un buon riscontro, diciamo, perlomeno nei commenti di pubblico. Ora lo stiamo un po' organizzando, strutturando, perché vogliamo dargli anche un regolamento. Ora dire statuto è anche un po' troppo formale, comunque è giusto che se si costituisce un comitato al quale partecipano numerose persone, è giusto anche che ci siano un insieme di regole scritte, in maniera tale che poi si possa tutti attenersi a queste qui. Il nostro avvocato ci sta studiando, l'avvocato Lucio Burzi, appena sarà pronto questo regolamento partiamo ufficialmente con il comitato biancazzurro. Voi comunque vi aspettate una risposta importante, qual è il vostro obiettivo? L'obiettivo sarebbe di avere una trentina di persone. Tieni conto che già circa 12 di quelli che abbiamo da dicembre, insomma, dato una mano per portare avanti la San Giovannese, hanno già detto di sì, e quindi questi 12 parteciperanno. Quindi, diciamo, arrivare ai 30 aderenti mi sembra un obiettivo raggiungibile.
Allora, per ora hanno confermato la loro adesione tutti quelli che da dicembre, dopo l'uscita della precedente gestione, hanno preso in mano un po' le sorti della San Giovannese, te le dico in ordine alfabetico, e sono Bidini Gabriele, Cocci Marco, Curzi Lucio, Del Vita Claudio, Frosini Antonio, Girolami Fabio, Ermini Marco, Lo Santo Gennaro, Merli Marco, Minghi Maurizio, Riccio Massimo e Targi Omar. Ovviamente noi puntiamo a raggiungere un numero, come ti ho detto prima, molto più elevato, anche perché questo dà alla San Giovannese, alla società, un futuro un pochino più tranquillo, perché se si riesce a creare una gestione partecipata, noi siamo convinti che si possa dare un futuro alla San Giovannese per tanti anni. Il calcio fatto da poche persone o da pochi magnati purtroppo ormai non è più secondo noi non è più possibile. Senti, tifosi a parte, tessuto imprenditoriale San Giovannese sta rispondendo, secondo te, ti aspetti che risponda, a parte i tifosi, io parlo proprio delle imprese della città. Il problema ovviamente a San Giovanni esiste, ma purtroppo esiste per il calcio, ma soprattutto esiste per il lavoro, perché non ci sono tante imprese a San Giovanni. E devo dire che avevamo piuttosto paura quando abbiamo iniziato questa avventura della risposta, perché nelle precedenti gestioni pochissimi imprenditori si erano avvicinati alla San Giovanni, se mi riferisco alle gestioni, insomma, le ultimissime. E invece c'è stata una risposta sia all'imprenditore sangiovannese, sia comunque delle sangiovannesi che hanno imprese nelle zone limitrofe, molto, molto positiva, al di là anche di quello che era la nostra aspettativa. Quindi su questo siamo molto fiduciosi. Abbiamo per ora avuto pochi riscontri invece dalle imprese più grandi, quelle poche che ci sono nel tessuto sangiovannese, e anche dai commercianti. Qualcuno ci sta seguendo nella nostra iniziativa, qualcun altro invece per ora non si è fatto più, ma noi contiamo piano piano, dimostrando la bontà del progetto, di poter coinvolgere tutto il tessuto economico sangiovannese.